Maschio, 36 anni. Corporatura media. Modi garbati. Parla un buon italiano. Fumatore accanito. Molti lavori. Tunisino. Immigrato clandestino. Molti precedenti penali. Un arresto per tentata violenza sessuale. Uno per rapina. Poi, il 15 maggio del 1995, aggredisce per la prima volta una donna anziana. Non si fermerà più. 2 anni più tardi, è il 15 settembre del 1997. Uccide una donna di 75 anni. Sarà condannato per 4 omicidi. Ma dirà di aver ucciso 15 volte. Più queste donne sole avevano paura di me, più le picchiavo, le prendevo a pietrate, le spingevo. Ho chiesto di parlare in quanto è mia intenzione ammettere le mie responsabilità in ordine a 15 omicidi. Preciso che per 4 omicidi io sono già stato condannato in ciascun caso alla pena dell'ergastolo. Ma in realtà sono responsabile anche di altri 11 omicidi. Per alcuni di questi omicidi so che sono state condannate persone innocenti e quindi voglio liberarmi la coscienza da questo peso. Chiedo di poter rilasciare spontanee dichiarazioni anche senza la presenza di un difensore. Le donne anziane sono vulnerabili. Innanzitutto perché è probabile che vivano da sole. In secondo luogo, hanno meno possibilità di fuggire o di opporre resistenza a un aggressore rispetto alle donne più giovani. Prestano meno attenzione ai pericoli provenienti dagli estranei e rappresentano perciò un bersaglio facile per il criminale. Puglia, 1995. Fra gli abitanti dei Bassi, le piccole case ad un piano con l'ingresso direttamente sulla strada, si diffonde il terrore. Molte donne anziane vivono da sole e in molte cominciano a morire in modo violento. In alcuni casi l'assassino o gli assassini si impossessano di un misero bottino, pochi spiccioli o qualche gioiello. Le case vengono messe a soqquadro. Non esiste un movente. Non esiste una spiegazione. Nel luogo del delitto, solo silenzio e sangue. Un mare di sangue. Il sangue è la grande metafora che in tutte le culture ha sempre rappresentato quel momento di divisione o di congiunzione tra la vita e la morte, quindi il sangue è una metafora che mette in gioco le figure più potenti della nostra esistenza, che sono appunto la vita e la morte. Si muore sempre per dissanguamento, si vive perché il sangue circola, il sangue è la grande metafora. Gli ebrei parlavano del sangue come di sinonimo della vita.
e così pure i greci, per quanto diverse siano queste culture, si sono tutte raccolte intorno alla figura del sangue. Anche il linguaggio popolare parla del sangue. Quando c'è sangue, un delitto diventa più grave, più drammatico, più letterario, se vogliamo persino, perché il sangue è la grossa metafora della connessione della vita con la morte. Le povere vittime, ritrovate senza vita, uccise, senza pietà. L'arma è sempre la stessa, un coltello. L'assassino uccide così, a volte un solo fendente al collo, a volte infierisce sulle vittime. 5, 6, 10 coltellate. La paura si diffonde. Bisogna trovare i colpevoli. Al più presto. Ma intanto, nei bassi, si continua a morire. Soprattutto donne. Donne anziane. Dopo la quinta vittima, si cominciano a mettere insieme le tessere di questo mosaico di morte. L'assassino agisce sempre nello stesso modo. Stesso modus operandi. Stesso profilo delle vittime. Sembra la firma di un serial killer. Astuto e spietato. Un serial killer. Un serial killer che uccide solo donne anziane. Paura? E come che abbiamo paura? Sì, che ho paura. Di tutte, di tutte queste vecchie, pure noi tutte. A sentire certe cose, madonna mia, non si può vivere più sulla terra. Che cosa? Si era creata una psicosi molto molto forte e molto, molto delicata, una psicosi, le donne che non uscivano più di casa, vecchiette che erano abituate a lasciare nel periodo estivo in particolare, a lasciare gli usci aperti o comunque non chiusi a chiave, che si barricavano in casa, che non aprivano. Quindi una psicosi vera e propria che rendeva ancora più difficoltoso il nostro lavoro, la nostra attività investigativa. Il profilo dell'assassino inizia ad emergere sempre più chiaramente. Nel giro di pochi mesi i giornali locali non parlano d'altro. Le ipotesi sono tante. L'assassino uccide solo donne che hanno nomi legati a suggestioni religiose. Maria, Santa, Grazia, Madonna. Colpisce sempre nei giorni centrali della settimana, mercoledì o giovedì. L'arma del delitto non viene mai trovata. Ma c'è un dettaglio ancora più inquietante. La porta di casa non viene mai forzata. L'assassino conosce le sue vittime, o loro si fidano di lui. Le donne accolgono in casa il loro carnefice. Nessuno dei vicini ha mai visto niente. Nessuno si è mai accorto di nulla. Nei paesi di provincia, dove tutti si conoscono, l'aggressore passa inosservato. Non viene notato. Mai. Ma il killer commette molti passi falsi e lascia traccia di sé. In casa di una delle vittime, Giuseppina Barbetta, viene trovato un cappello da uomo. In quella di Anna Maria Stella, un mozzicone di sigaretta. In casa della Totaro si trova anche un'impronta. Gli elementi vengono messi a confronto. Si ricava il DNA e non ci sono più dubbi. Il colpevole è uno solo.
I criminali che colpiscono donne anziane sono molto più giovani delle loro vittime. Le uccidono nelle loro case o nelle vicinanze. Vivono nei pressi della scena del crimine. E per loro le vittime sono in genere persone sconosciute. Aprile 1996. Lucera, provincia di Foggia. La porta della piccola abitazione della signora Celeste è aperta, come quasi tutte in paese. Le finestre danno sulla strada. La donna è sola. Pulisce il pesce per la cena, in cucina. La porta di casa si apre. Alle sue spalle compare un uomo, uno straniero. Parla da solo, farnetica parole incomprensibili. La signora ha paura, comincia a strillare. Si sente il rumore delle auto che passano. Le persone che camminano in strada sono molto vicine. Potrebbero sentire. L'assassino allora sbatte la donna per terra, la immobilizza sul pavimento. Cerca di farla tacere, spingendole una mano sulla bocca. Ma nulla. Allora tira fuori un coltello a serramanico e la colpisce ferocemente alla gola. Quando sono entrato, la donna ha cominciato a gridare. Ha iniziato a gridare. Io non volevo. Volevo farla stare zitta. Da fuori si poteva sentire. Ma lei continuava. Gridava sempre più forte. Allora le ho dato una spinta. La donna è caduta. Aveva qualcosa al collo. Un tovagliolo, un foulard. Si chiama foulard. Allora le sono montato addosso e le ho dato una coltellata. Con un coltello che avevo in tasca. Ho sempre avuto un coltello con me. È una mia abitudine. Quando ha smesso di gridare, ho tolto le mani dal collo. Il foulard era zuppo di sangue. Avevo paura. Ho cominciato a buttare tutto per terra. Ho svuotato i cassetti. Quando sono entrato volevo solo parlare. Ma lei ha iniziato a gridare così forte. Prima di andare via, l'assassino si lava le mani, nel lavandino, in cucina. Poi ruba pochi spiccioli da un vasetto di vetro. Ora è tranquillo. La signora Celeste giace sul pavimento. Quasi il 60% degli aggressori vive a meno di 6 isolati di distanza dalla vittima. La maggior parte di loro raggiunge e si allontana dalla scena del crimine a piedi. Il 90% ha precedenti penali, soprattutto rapine, furti e aggressioni. L'approccio utilizzato dalla maggior parte degli assassini è quello di un attacco improvviso. La gravità delle ferite inflitte può fornire indizi riguardo la sua età e la distanza tra la sua abitazione e la scena del crimine. Più gravi sono le ferite, più l'aggressore è giovane e vive nelle vicinanze della vittima. Settembre 1997. Palagianello, provincia di Taranto. Ore 14:40. Da poco è passata l'ora di pranzo. Rosa è una ragazzina di 8 anni. Abita vicino a Lucia Nico, una donna di 75 anni. La donna è malata. Rosa, ogni tanto, l'aiuta nelle faccende domestiche. Quel pomeriggio, come tutti i giorni, entra in casa senza bussare. La signora Nico lascia sempre la porta aperta. La bambina vede un uomo. Indossa un paio di boxer.
sta rovistando nella borsetta della padrona di casa. Rosa chiama, ma non riceve risposta. Si sente puzza di sudore, un odore acre. Sulla poltrona, una borsa bianca. L'uomo si accorge di lei. È calmo. La guarda negli occhi e le dice «Vattin». La spinge. Poi le sbatte la porta in faccia. Rosa scappa. Va a chiedere aiuto alla zia. Le dice di aver sorpreso un ladro. La zia decide di andare a vedere. Entra nella casa. L'uomo è ancora lì, ma si è rivestito. Indossa abiti puliti. La zia di Rosa si allontana, in fretta. L'uomo ora deve scappare. Sa che presto arriverà qualcuno a cercarlo. Aspetta il momento giusto per fuggire. Non vuole dare nell'occhio. Guarda dalla finestra il movimento in strada. Decide di uscire. La mamma di Rosa, dal suo balcone, vede uscire il malvivente con la borsa in mano. L'uomo non corre, imbocca la stradina che porta alla stazione. Intanto il vicino della signora Nico entra in casa. Con delle grida paurose, stanno a rubare a Lucia, sarebbe la defunta. Mi alzai e andai a vedere, sicuro di trovare il ladro lì dentro, non il resto che ho visto dopo. Vado lì dentro, comincio a alzare la tendina da una parte, la porta dall'altra, per cercare sempre questo ladro che diceva starà. Quando poi arrivai nella camera da letto, vide sta poveretta, feci il segnale, quella è morta. Telefonate alle autorità. Viene chiamato il 112. Gli agenti trovano Lucia Nico. È stata aggredita, ammazzata, con due coltellate alla gola. Scatta l'inseguimento. Il paese è piccolo. Molte persone dicono di aver visto un uomo dirigersi verso la stazione. I carabinieri raggiungono il malvivente. L'uomo grida di non aver fatto niente. Dice che sta facendo una passeggiata. Tenta di divincolarsi, ma lo hanno riconosciuto. Tutti. Gli agenti lo bloccano. Poi lo arrestano. Lì vicino, sotto ad una catasta di traversine di legno, trovano la borsa. Dentro la borsa, un paio di pantaloni e un coltello. Sporchi di sangue. Lucia Nico è l'ennesima donna anziana uccisa in Puglia tra il 1995 ed il 1997 con lo stesso modus operandi. Finalmente però, questa volta, il colpevole è stato fermato. Palagianello, 1997, stazione ferroviaria. Un piccolo paese della provincia pugliese. Un uomo pericoloso è stato arrestato. Forse l'incubo è finito. Forse i giorni della paura sono passati. Il paese appena si seppe la notizia, scattò da parte dei cittadini, dei giovani, dei ragazzi, una mobilitazione che fece sì che subito dopo questo venisse individuato e consegnato alle forze dell'ordine. Dico questo perché, siccome da quello che abbiamo letto sulla stampa pare che questo signore avesse già fatto altri omicidi in altre parti della Puglia, anche della Basilicata, e l'aveva fatta sempre franca, perché evidentemente aveva un metodo sperimentato.
anche qui per poco non la fece franca, perché essendo il nostro comune attraversato dalla ferrovia, lui aveva programmato di prendere il treno, e quello sarebbe stato, diciamo, l'occasione, la condizione per farla franca anche qui. A seguire la classificazione degli assassini proposta dall'FBI, che distingue tra killer organizzati e disorganizzati, questo tipo di aggressori possono senz'altro essere considerati estremamente disorganizzati. Socialmente inadeguati, disoccupati, con precedenti penali e abuso di alcol o droghe, nei tre quarti dei casi non sono sposati, né convivono con qualcuno. Hanno un'età media di poco inferiore ai 30 anni. Non abitano lontano dalla scena del crimine. È gente così che va cercata per prima. Palazzanello è un posto tranquillo. Si vive con la porta di casa aperta. Un pomeriggio come tanti. L'aria è calda. Sono passate da poco le 2. In paese si riposa. C'è silenzio. Le botteghe sono chiuse. Le strade quasi deserte. Sebai sa che Lucia Nico lascia sempre la porta aperta. La segue da giorni. Conosce le sue abitudini. Va verso l'ingresso dell'abitazione che dà direttamente sulla strada. Entra. Senza esitare. È confuso. Ha bevuto. È ubriaco. Comincia a rovistare dappertutto. Lucia Nico, insospettita dai rumori, vuole vedere che cosa sta succedendo. Si trova faccia a faccia con l'uomo, un tunisino che aveva incontrato in chiesa la domenica. Le aveva chiesto qualche spicciolo. La donna lo guarda, è spaventata. Gli chiede di andarsene. L'uomo tira fuori un coltello a serramanico. La donna grida. Le sue urla, però, fanno scattare qualcosa nella testa dell'uomo. Vuole che la donna smetta di strillare. La spinge per terra e la immobilizza. Le preme una mano sulla bocca. E ad ogni reazione della donna, l'aggressore diventa più violento. La colpisce alla gola. 3, 4, 5 volte. Con il coltello. Silenzio. La donna ora è immobile. Sangue sul pavimento, sui vestiti dell'assassino, sulle sue mani. L'uomo si spoglia, rimane in boxer, si toglie i vestiti insanguinati, continua a rovistare nei cassetti della casa, cerca soldi, gioielli. Poi sente la porta di casa che si apre. Si volta. Una bambina lo guarda. È Rosa. Sono passati 12 anni. Rosa non è più una bambina. Ma quel momento non potrà, non saprà dimenticarlo. Mai. Sono uscita da scuola e mamma mi ha detto di andarle a buttare la busta dell'immondizia, come sempre, alla signora. E andai dopo tardi proprio, quando avevamo finito già di mangiare. Andai e vidi la casa che stavano tutti i tiretti aperti, la televisione tutta capovolta per terra, e stava la porta aperta con questo signore con il box, che mi fa a me vattene, vattene. Cioè, però dopo che aveva chiuso la porta. Però c'era un armadio con lo specchio che comunque io vidi del sangue, questa signora sul letto. E me ne scappai, io sull'orlo della porta. Me ne scappai e andai subito a avvisare a mamma. Ero piccola, adesso ancora lo ricordo come se fosse ieri, però. Rosa non è l'unica a non aver dimenticato. In paese tutti ancora ne parlano.
Tutti ricordano quel giorno. Prima di uccidere, l'assassino ha passato qualche settimana in paese. Tanti dicono di averlo visto spesso. Passa le sue giornate vicino alla chiesa. Il parroco lo accoglie. Gli offre un posto dove dormire. Noi ce lo vedemmo arrivare una sera, forse dovevano essere le 7:30, le 8, così. Stavamo giocando a bocce qui vicino alla parrocchia, no? E vedemmo che si avvicinò, cominciamo a parlare, eccetera. Poi quella sera andavamo a prendere anche un po' di focaccia, di birra, eccetera, e lo offrimmo regolarmente con una persona che stava là tranquillo, sereno, non dava fastidio, insomma. E poi dopo lo ospitammo anche qui perché ci disse che voleva dormire, eccetera, e lo ospitava proprio qua dentro. Però dopo forse un'ora e mezza così, volle uscire, dice no, io devo uscire, qua ci sono le zanzare, ma penso che era una scusa, forse per poter facilmente scappare, abbiamo pensato dopo, no? Ben Mohamed Ezzedine Sebai qualche volta entra in chiesa. Passa ore a guardare le anziane del paese che recitano in coro il rosario. Mentre le donne pregano, lui si sente in pace con se stesso. Le osserva, le segue, le avvicina. All'inizio chiede solo carità e cibo. Non dà fastidio. È sempre educato, mai insistente. Si guadagna la loro fiducia. Impara a conoscerle. Impara le loro abitudini. Impara dove abitano. Ezzedine, fin da piccolino, ha un ricordo di essere stato il fratello non voluto dal padre. Ha il ricordo di essere stato il bambino capro espiatorio delle marachelle in classe, il ricordo di essere stato un ragazzino che non ha mai avuto la possibilità di avere delle vere amicizie o delle possibilità di relazione con persone dell'altro sesso e che quindi da sempre ha il ricordo e la sensazione, e probabilmente nei fatti è anche stato così, di essere stato un soggetto rifiutato. Gli assassini a sfondo sessuale di donne anziane in genere hanno fantasie semplici, sono pensatori concreti. Non si portano via qualcosa della vittima per rivivere il piacere dell'aggressione, non prendono trofei o souvenir. A loro basta un po' di contante e piccoli oggetti come gioielli, per poi rivenderli e farci qualche soldo. Ma non liberarsene subito può essere un errore fatale, perché si tratta di una prova schiacciante che li lega alla vittima e all'omicidio. Cerignola, vicolo Matera 1, rione Terra Vecchia. Cominciano le perquisizioni a casa di Sebai. Due stanze senza finestre. Un piccolo spazio per un fornello da campo. Un lavandino, un water. Sebai divide l'alloggio con suo fratello, insegnante di educazione fisica, ed un amico. Anche il fratello viene interrogato, poi rilasciato con un decreto di espulsione. In casa gli agenti trovano alcuni articoli di giornale ritagliati e conservati. Parlano di omicidi. Parlano di donne anziane uccise in Puglia. C'è anche un anello. Un orologio da donna senza una lancetta. Un coltello a serramanico. Qualche gioiello. Ma queste poche cose permettono agli inquirenti di collegare l'omicidio di Lucia Nico con altri delitti quasi identici. Maria Totaro, 75 anni, uccisa il 15 gennaio a Cerignola. Anche lei
viveva in casa da sola. Anche la sua abitazione è al piano terra. Anche lei è morta per una ferita da taglio alla gola. I familiari della signora Maria riconoscono alcuni gioielli trovati a casa del tunisino. Le impronte digitali rilevate in casa di Maria Totaro sono quelle di Sebai. E la prima cosa che fa il medico legale quando si trova in queste situazioni è quella di osservare la relazione tra il cadavere e l'ambiente, quindi vedere se ci sono delle gocciolature, vedere se ci sono dei frammenti di proiettili e vedere qual è il rapporto ambiente-cadavere per vedere che cosa può essere stato lasciato dal cadavere sull'ambiente e viceversa. In seguito, dopo che sono state effettuate tutte le fotografie, tutte le analisi della scientifica che magari deve prima vedere se ci sono delle impronte digitali, o se ci sono delle fibre o dei tessuti e così via, una volta che la scientifica ha finito di immortalare la situazione, noi incominciamo a toccare e a lavorare sul cadavere. Questo innanzitutto consiste cercando di essere meno invasivi possibili, perché poi le analisi dettagliate le faremo all'autopsia in sala anatomica, ma inizia assolutamente con la ricerca di quegli elementi che sono fondamentali per rispondere alle tre domande principali, che sono: chi è la vittima, come è morta e quando è morta. Quindi incomincia una meticolosa descrizione di tutte le lesioni che possono essere visibili, dei tratti fisionomici o degli elementi che ci possono indicare l'identità e una serie di misurazioni, per esempio della temperatura dell'orecchio o rettale, per risalire poi all'epoca della morte attraverso dei calcoli riferiti al raffreddamento del cadavere. Angela Sansone, 84 anni, uccisa a Spinazzola. Il 27 agosto, un'altra donna anziana che viveva da sola, uccisa con 6 coltellate. Angela Sansone è stata violentata. E io ho sempre pensato che fosse stato un depistaggio quello. Perché lui, ripeto, metteva a soqquadro tutte le stanze, faceva intendere che c'era stata una rapina. Ha portato via qualcosa, ma non aveva mai fatto una violenza sulla persona, eccetto in un unico caso, dove addirittura gli esperti, non certo io, gli esperti medici, scienziati e cose, hanno stabilito che la congiunzione c'è stata addirittura dopo la morte, una cosa del genere. Anche in questo caso l'assassino ha lasciato traccia di sé. E ancora una volta, dalle analisi, si risale a Sebai. L'orologio senza la lancetta, trovato nell'abitazione dell'uomo, era della Sansone. Santa Leone, 82 anni, uccisa a Canosa, l'8 maggio. Stesso modus operandi, stessa situazione. La mattina del 29 luglio, Maria Valente, 83 anni, viene uccisa nella sua casa. 24 colpi di coltello al corpo e alla gola. Il giorno dopo l'omicidio è stato arrestato un giovane di 20 anni, Giuseppe Tinelli. Ma forse hanno arrestato la persona sbagliata. Chi uccide donne anziane, e lo fa sulla spinta di una sessualità malata, non si cura granché delle tracce che lascia sulla scena del crimine. Tracce biologiche, prove della violenza sessuale, ma anche peli, fibre, impronte digitali. Alcuni dimenticano perfino oggetti personali sulla scena, ad esempio cappelli, indumenti intimi e documenti personali. Quindici donne uccise, anziane donne aggredite e uccise, tutte nello stesso modo. Ma un omicidio sembra diverso dagli altri, è il più terribile. Angela Sansone, uccisa a Spinazzola, il 27 agosto. Ora di pranzo, la donna
prepara un pasto semplice, un piatto di fagiolini. Li mette sul tavolo da pranzo. Ma non ha fame. Si sente stanca. Si stende sul letto. All'improvviso sente dei passi. La porta della sua stanza da letto si apre. Un uomo di fronte a lei. Angela non tenta di scappare. È paralizzata dal terrore. L'assassino ha un coltello in mano. Senza esitare, la colpisce. Alla gola. 6 volte. Poi la violenta. Si accanisce sul cadavere. Una vera e propria mattanza. L'assassino si lava. In cucina. Ora ha fame. Si siede a tavola e mangia. Mangia il piatto di fagiolini che Angela Sansone aveva preparato. Poi ruba un piccolo orologio da polso. Si cambia la maglietta e mette l'orologio in tasca. Esce in strada e va via. Cammina disinvolto, come se nulla fosse. Come se tutto fosse normale, come se nulla fosse accaduto. E proprio quell'orologio verrà ritrovato in casa sua. Una prova che lo inchioderà. I comportamenti socialmente aberranti siamo soliti chiamarli pazzia all'unico scopo di costruire il recinto della nostra normalità. Dobbiamo tenere presente che la pazzia abita ciascuno di noi, è sufficiente che noi ci addormentiamo la sera e abbiamo degli scenari folli ben descritti dai nostri sogni, dove non funziona più né lo spazio, né il tempo, né il principio di causalità, né il principio di non contraddizione, né l'identità, per cui io sono maschio insieme a femmine, incomincio un sogno durante l'impero romano, lo finisco in America, quindi la pazzia ci abita. Il problema diventa tragico quando questa pazzia si manifesta come soppressione dell'io. Chi è pazzo? È colui le cui forze pulsionali aboliscono la parte razionale di sé. Questo può capitare anche a noi, è sufficiente che beviamo, è sufficiente che ci droghiamo ed automaticamente il nostro io si indebolisce e la parte razionale ci possiede. Ecco, diciamo che la pazzia non è altro che la soppressione della parte razionale, come può capitare a qualsiasi persona, in una maniera eccessiva. La differenza è solo quantitativa tra noi e i pazzi, non qualitativa. FBI, manuale di classificazione del crimine. Codice 135. Omicidio a sfondo sessuale di una donna anziana. Il codice riguarda l'omicidio di una donna di 60 anni o più. Quando il movente principale dell'assassino è rappresentato dal suo comportamento sessuale sulla scena del crimine. Nome Ben Mohamed Ezzedine. Cognome Sebai. Nato a Kairouan il 15 ottobre del 1964. Cittadino tunisino, immigrato clandestinamente in Italia. Secondo di 8 fratelli, 4 maschi, 4 femmine, corporatura ed altezza media. Colleziona una lunga lista di precedenti penali. Parla un buon italiano. Cambia 7 diverse identità. La necessità di Ezzedine Sebai fin da piccolo diventa quella di entrare nelle case delle donne sole dove può essere accettato. Nelle case dove c'erano altri maschi era più difficile che venisse accettato. Soprattutto crescendo è una situazione che veniva poco piacevolmente accolta nel suo paese. Quindi inizia a orientarsi, questo sempre inconsciamente, non lo fa mai
scegliendo di fare questo. Questo noi lo capiamo sentendo per molte ore il racconto della sua vita e ascoltando le sue parole, noi riusciamo a capirlo, lui stesso non è che ce lo racconta in questo modo. Quindi questo significa che si capisce molto bene come si è evoluta la sua storia personale, che l'ha poi portato a diventare il secondo serial killer più feroce della storia italiana dopo Donato Bilancia. È un caso sicuramente unico della criminologia europea e mondiale. Da piccolo mi ricordo che era tutto proibito. I primi ricordi li ho da quando avevo 5 anni. 5 anni e mezzo. Il primo giorno di scuola. La presentazione al maestro e ai compagni. Mio padre mi ha accompagnato. Mia sorella era già lì. Mio padre veniva a scuola. Mi faceva uscire. Mi toglieva le scarpe. Mi toglieva le scarpe perché potevi poi ricevere le scarpe usate dallo Stato. A scuola mi trovavo bene, imparavo le cose, memorizzavo senza difficoltà. Andavo d'accordo con i miei compagni. Ho dovuto ripetere il 6° anno. Ho dovuto fare il compito dell'esame finale in un'altra scuola. Mi sono sentito molto male per questo. Forse mi hanno fatto delle ingiustizie. Poi ho fatto 3 anni di scuola superiore e 2 di liceo. Quando avevo 18 anni, pensavo già di venire in Italia. Non mi piaceva la Tunisia. La gente, il modo di vivere, le bugie, le liti. Ero una persona indesiderata da tutti. Bevevo. Passavo le notti fuori. Mi denunciavano. La polizia veniva a cercarmi. Si capisce chiaramente che ci sono molti tratti della sua infanzia che ricordano bambini con tratti autistici. Tratti autistici, che è quella che noi chiamiamo in gergo quella famiglia di disturbi generalizzati dello sviluppo sostanzialmente. Cioè era un bambino che aveva una forma di relazione agli altri che è piuttosto anaffettiva. Nel suo ricordo non ci sono forme di incontro con gli altri bambini, di qualunque tipo. Per lui la vita è sempre stato un cercare di capire che cosa gli altri volessero da lui, cercare di capire come non farsi usare dagli altri, cercare di capire come difendersi da degli altri, che per lui, suo padre in primis, i suoi fratelli, la sua famiglia e tutti quanti i suoi compagni, viveva come dei nemici. Che cos'è questo se non un vissuto fortemente paranoideo? Tra le tante teorie su come nasca un serial killer, ce n'è una che sembra ben adattarsi alla storia di Mohamed Sebai. Si tratta del modello trauma-controllo. Tutto parte con un fatto destabilizzante, un trauma subito nell'infanzia. Con il passare degli anni, il futuro assassino incontra poi i cosiddetti fattori facilitanti. L'uso di alcol e droghe, il consumo di materiale pornografico rinforzano le costruzioni delle fantasie che pian piano diventano sempre più sadiche e perverse. Luglio 1988. Ben Mohamed Ezzedine Sebai arriva in Italia, a Cerignola. Trova lavoro come bracciante agricolo. Maggio 1990. Si sposta a Merano, in provincia di Bolzano. Lavora prima come lavapiatti, poi come operaio. A dicembre dello stesso anno viene arrestato per tentata violenza sessuale su una ragazza. Il mio primo rapporto sessuale l'ho avuto intorno ai 18 anni. Era una ragazza non del mio paese. Era scappata di casa, da un paese lontano. La storia è finita presto, perché la violentai e venni imputato di violenza sessuale. Venni tenuto in prigione. Non ricordo quanti mesi. Tutte le volte che mi arrestavano in Tunisia rimanevo solo per
15, 20 giorni, al massimo un mese. Poi ho provato parecchie volte ad abusare di donne, ma non venni mai condannato. Il secondo rapporto sessuale l'ho avuto da ubriaco. Si chiamava Monia quella ragazza lì. L'ho presa per mano, poi l'ho minacciata con un coltello. Dopo averla violentata, lei si è messa a gridare. Poi è scappata. Erano le 5 del pomeriggio. Poi cominciai a frequentare i bordelli. Ero alla ricerca di parole buone. Era un bambino molto solitario. Solitario e solo. Poi è chiaro che, come sempre avviene in queste situazioni, non è facile capire se venga prima l'uovo o la gallina, cioè in qualche modo quanto i suoi comportamenti abbiano determinato negli altri delle reazioni aggressive e quanto il mondo ostile l'abbia reso così diffidente verso gli altri. Però un fatto è certo, lui questo non se lo ricorda come a volte succede nei disturbi del comportamento, come qualcosa iniziato nell'età adolescenziale, nell'età della ribellione, della presa di coscienza di alcune questioni. Lui questo ricordo ce l'ha detto fin da piccolissimo. Una volta scarcerato, per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, viene emesso un decreto di espulsione. Sebai torna a Cerignola, dove ricomincia a lavorare nei campi. Gennaio 1993. Sebai viene nuovamente arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Bari per rapina ad un sacerdote. Dà false generalità. Lo condannano a 1 anno e 11 mesi di reclusione e 750.000 lire di multa. Viene scarcerato un'altra volta per la sospensione condizionale della pena. Aprile 1993. Viene nuovamente fermato a Pescara. Anche questa volta fornisce false generalità. Poi viene fermato ancora, 4 volte. E sempre fornisce dati diversi. 1996. Prende la residenza a Cerignola. Marzo 1997. Sebai acquista una piccola casa. 14 settembre 1997. Viene arrestato. E il suo arresto a Palagianello cambia tutti gli scenari. Gli investigatori incrociano i dati. E questi dati convergono verso un'unica identità, la sua. L'assassino ha utilizzato un coltello utilizzato con una modalità da punta e taglio, ovvero non in senso usando il coltello con la lama, bensì affondando nel corpo della vittima con un meccanismo da pugnale, a mo' di pugnalata. E, questa rappresenta una modalità lesiva particolarmente atipica, tant'è che già nel 1997 il collegio di consulenza del Tribunale di Foggia di ordine medico-legale e criminologico individua questi tratti comuni in 4 di questi omicidi analizzati e conclude, dopo un'analisi precisa e attenta, che l'assassino ha un modus operandi che risulta essere estraneo alla realtà, diciamo così, desunta dalla casistica analizzata sia nel territorio pugliese che addirittura in tutto il territorio italiano. Sembra incredibile che un uomo possa girare libero per l'Italia nonostante commetta reati e per questo venga fermato. Poi dica di non avere documenti, fornisca ogni volta generalità false e si allontani prima di essere processato, libero di compiere altri crimini. Eppure questo è successo a Mohamed Sebai, anche se va aggiunto che il suo ingresso nel nostro paese risale al 1988, quando l'attenzione agli extracomunitari clandestini non era certo una priorità.
Ben Mohamed Ezzedine Sebai è un serial killer. È un violento, cresciuto in un clima di violenza. Da bambino ha subito maltrattamenti, violenze, abusi. Dice di uccidere perché sente voci, voci che lo perseguitano, che gli ricordano qualcuno, qualcuno che ha segnato la sua infanzia. Sono delle voci che accompagnano in maniera forte l'atto omicidiario e che gli dicono cosa fare nel momento in cui è nella casa e deve orientarsi in un ambiente che non conosce, in una situazione in cui c'è un'aggressione. Fino a quando però lui è in questo delirio? Anche qui il suo racconto è molto preciso dal punto di vista psicologico e psichiatrico e criminologico. Il modus operandi di Sebai e Zedin è chiaramente scandito da questi due tempi: l'inizio di questa fase delirante che coincide con un'intossicazione alcolica che raggiunge un limite di intollerabilità per il suo fisico, e la situazione in cui, dopo aver compiuto l'omicidio, c'è il sangue della vittima. È determinato, sa fingere, sa mentire, è spregiudicato. Il bambino, da vittima, è diventato un uomo violento, un feroce e spietato assassino. Non andavo d'accordo con mio padre. Mi massacrava di botte, mi faceva alzare presto, alle 5 del mattino, per imparare a memoria il Corano. E siccome mio padre era analfabeta, per verificare se avevo imparato, mi portava dall'imam. Se non sapevo il Corano, mio padre e l'imam mi picchiavano. Mio padre mi puniva severamente. Era proibito a giocare, contattare gli altri. Addirittura mi legava a due ganci fuori dalla porta di casa. Gli altri miei fratelli e sorelle non erano trattati come me. Ho finito per diventare quello cattivo del paese. Spesso anche altre persone del paese mi picchiavano. Io dormivo sempre sotto i ponti. Andavo nella campagna vicino ai fiumi. Mi nascondevo perché mio padre mi veniva a cercare. Mia madre invece mi dava qualche sigaretta. Ricordo i miei nonni materni. Mio nonno era buono. Mi difendeva da mio padre. Veniva alla polizia quando mi trattenevano. Era una persona avara, ma mi voleva bene. Mia nonna, se aveva da mangiare, me ne dava, ma non interveniva mai quando mi picchiavano o mi legavano perché fumavo. La definizione del male è, io direi, speculare alla definizione del bene. Se noi guardiamo i vocabolari, ci sono infinite definizioni che partono dalla grande filosofia medievale. Il bene era definito soprattutto come la pienezza della persona. È un'idea quasi, direi, circolare, simbolica, che unisce insieme tutte le dimensioni esplicite, esteriori, immediate, e le dimensioni più profonde. Ebbene, quando comincia a venir meno una parte, si introduce una ferita in questo cerchio, si spezza il cerchio e si lascia una parte vuota, si comincia piano piano a vedere che cos'è il male. Il male è alla fine la mancanza della pienezza, e la mancanza, quindi, se si vuole, di quella pienezza assoluta che è l'amore. Dopo il suo arresto, Sebai ha sempre negato tutto. Si è dichiarato un perseguitato, vittima di una serie di equivoci. Sostiene la sua innocenza. In caserma, nel corso degli interrogatori con i carabinieri, mostra una personalità complessa. A volte ha un atteggiamento di sfida, altre volte cede alla disperazione. Poi, un giorno, sbatte più volte la testa
contro una scrivania e tenta il suicidio. Due volte. In tribunale respingerà tutte le accuse, con ostinazione. Nega tutto. Sempre tutto. Il 15 maggio 1995. Sebai aggredisce Luigina Vigilante. È una donna di 70 anni. È la prima volta che aggredisce una donna anziana. Si introduce nella sua casa. Le tappa la bocca. La colpisce con due coltellate, una alla mano destra, una alla gola. La donna reagisce, lotta, urla, riesce a metterlo in fuga. Che c'è una forma di scissione anche mentale in Sebai. Cioè quando lui vede il sangue, realizza che ha compiuto qualcosa di grave. E lì è mosso dalla necessità, in qualche modo preso dal panico, certamente di evitare di stare lì. Quando lo arrestano, Sebai, ancora una volta, fornisce false generalità. Dice di chiamarsi Habib Safi e di avere 38 anni. È condannato a 4 mesi per lesioni e porto abusivo d'arma. Circa la metà degli assassini confessa dopo l'arresto, mentre un altro 20% fornisce qualche ammissione, ma continua a negare la responsabilità dell'omicidio. Chi si trova a interrogare un sospetto, autore di delitti simili, dovrebbe tenere un approccio calmo ed empatico, nonostante la brutale natura dell'omicidio, e porre l'attenzione sull'aspetto del guadagno economico, evitando, almeno all'inizio, di affrontare la componente sessuale dell'aggressione, che non è una cosa di cui il killer vada fiero, ritenendo piuttosto di essere la vittima di un impulso cui non ha saputo resistere. Una volta era raro che una corte d'assisi italiana si trovasse davanti a fatti commessi da serial killers. La serialità, ad esempio negli omicidi, era un evento raramente verificatosi nel nostro paese. Successivamente anche da noi la serialità degli omicidi è stato un evento che si verifica con una certa frequenza. Corte d'assise di Foggia. L'avvocato difensore di Sebai, Maria Letizia Serra, chiede una perizia psichiatrica, ma il giudice non accorda il permesso. Sebai viene riconosciuto colpevole per gli omicidi di Lucia Nico, Maria Totaro, Maria Valente e Angela Sansone. La condanna, 4 ergastoli. Ma la vicenda giudiziaria è tutt'altro che chiusa. Prima dell'arresto di Sebai erano già state accusate, processate e condannate altre 8 persone, ritenute colpevoli per i delitti delle anziane signore. Pochi mesi dopo la condanna del tunisino, Vincenzo Donvito, un detenuto condannato per l'omicidio della signora Commessatti, si suicida. Si impicca nella sua cella, con un lenzuolo. Si era sempre dichiarato innocente. Ma a questo punto succede qualcosa di inaspettato, un colpo di scena. Sebai si trova in una situazione di intolleranza della sua sofferenza notturna, gli incubi, il sangue e quant'altro gli determinano una situazione psichiatrica che esplode dopo la morte di Don Vito, che lui aveva conosciuto in carcere e che lui voleva già scagionare, e gli aveva assicurato che l'avrebbe scagionato, non dicendogli come. E non ce la fa più, e quindi è in quel momento che lui chiama il giudice di turno e confessa tutto. 10 febbraio 2006, ore 16:20, Procura della Repubblica di Milano. Sebai confessa.
decide di addossarsi le colpe di tutti gli omicidi. Confessa di aver ucciso tutte le donne anziane assassinate nella zona. Va detto che se un tempo la confessione era ritenuta la regina delle prove, tuttavia nel nostro tempo la confessione è un elemento probatorio che merita una particolare circoscrizione nella sua valutazione. Confessa e racconta ogni omicidio, fin nel minimo dettaglio. Ma qual è il senso di questa confessione? Un pentimento? Un ravvedimento? O il killer ora non ha più nulla da perdere? È un mitomane? O dice la verità? Ho chiesto di parlare in quanto è mia intenzione ammettere le mie responsabilità in ordine a 15 omicidi. Preciso che per 4 omicidi io sono già stato condannato in ciascun caso alla pena dell'ergastolo, ma in realtà sono responsabile anche di altri 11 omicidi. Per alcuni di questi omicidi so che sono state condannate persone innocenti, e quindi voglio liberarmi la coscienza da questo peso. Chiedo di poter rilasciare spontanee dichiarazioni, anche senza la presenza di un difensore. Avevo un difensore a Taranto, l'avvocato Maria Letizia Serra, ma in questo momento intendo avvalermi di un difensore d'ufficio, e voglio subito rendere dichiarazioni. Ho sempre agito in stato di ubriachezza contro donne anziane. Ho un peso enorme sulla coscienza. È tutta colpa del mio vizio dell'alcolismo. Questo vizio mi portava letteralmente a perdere la testa e a cercare di commettere rapine alle anziane signore che vivevano sole. La stessa cosa che facevo da giovane nel mio paese, dove, peraltro, fui anche arrestato in parecchie occasioni. Ma lì non uccisi mai nessuna donna. Mi ubriacavo bevendo di tutto, superalcolici compresi. Praticamente succedeva ogni giorno. A volte, però, decidevo di rapinare le donne con un coltello. Ho fatto un numero imprecisabile di rapine, circa 1200, dal 1993 al 1997. A volte ne facevo anche 4 o 5 al giorno. Se le donne reagivano o cominciavano a gridare, io le uccidevo. Ho sempre agito da solo. In alcuni casi sono riuscito a sottrarre denaro o gioielli. Lui è consapevole di quello che ha fatto. Nel narrare quello che ha fatto, rientra ancora in una situazione di automatismo che denota la sua situazione di non guarigione da quello che è la sua malattia psichiatrica. Tant'è vero che durante l'interrogatorio a Taranto, a un certo punto, il pubblico ministero è costretto a fermarlo e dice: sono donne, non sono capre. 10 febbraio 2006. Sebai dichiara al pubblico ministero Nobili di Milano di doversi liberare la coscienza da un peso atroce, dopo la condanna di tante persone innocenti. Dichiara inoltre che l'avvocato Serra, suo difensore, gli ha impedito di confessare. Processato per 4 delitti, a distanza di anni improvvisamente, Sebai confessa di aver ucciso più volte, omicidi per i quali in carcere ci sono finite altre persone, persone innocenti. Uno di loro non ha retto e si è tolto la vita. Ma prima di essere certi che la storia di Sebai sia anche la storia di una serie incredibile di errori giudiziari, bisogna andarci cauti. Un'ipotesi vale l'altra, se non supportata da riscontri investigativi estremamente rigorosi. Perché è giusto riconoscere l'innocenza e risarcire chi ha pagato per colpe non sue, ma anche non rischiare di rimettere un colpevole in libertà. Errore giudiziario o mitomania? Questo è il quesito da sciogliere. Le indagini vengono riaperte. Sebai viene accusato per l'omicidio di Madonna Celeste e dopo 9 mesi
anche per 4 omicidi attribuiti ad altre persone. Per i presunti innocenti viene chiesta la revisione dei processi. Ma la procura di Taranto si spacca in due. Qualcuno pensa che Sebai sia colpevole, altri che sia un mitomane. Il processo, iniziato nel 2008, è ancora in corso. 13 febbraio 2009. Sebai viene condannato ad un altro ergastolo per l'omicidio di Rosa La Piscopia. Oggi solo uno dei 7 presunti innocenti gode del regime di semilibertà. 2 sono ancora detenuti. Gli altri 4 hanno già scontato la pena. I giudici che in tribunali diversi lo hanno processato e condannato hanno ritenuto che per Sebai non ci fosse bisogno di una perizia psichiatrica, che le sue parole, le sue azioni, il comportamento tenuto durante gli interrogatori e poi in aula non portasse a far pensare alla follia. Per il suo avvocato le cose non stanno così. Per questo, nel dicembre del 2006, ha nominato 2 esperti che visitassero Sebai e dessero una loro opinione sul caso, uno psichiatra e uno psicologo. L'avvocato di Sebai gioca la carta della follia. Manda un suo consulente a intervistarlo. Quando parla con lui, Sebai lo fa con modi pacati, con tono dimesso. Non sorride mai, solo qualche smorfia. Dimostra da subito una fragilità interiore profonda e strutturata. Vive una condizione di angoscia generalizzata. Tenta di mascherarla in tutti i modi. Non vuole mostrarsi fragile. Lo psichiatra pensa a un disturbo dello sviluppo con presenza di tratti autistici e disturbi del comportamento. In paese mi chiamavano Sharar 8, il ribelle. Sono sempre stato un solitario. Mi piaceva vagabondare, specialmente di notte. A volte facevo delle violenze sugli animali, sugli asini. Li prendevo a calci. Ero, se così si può dire, il ragazzo cattivo del paese. Facevo dispetti in giro. Di notte scioglievo le vacche e gli altri animali legati. Tiravo pietre dentro le case. Bevevo sempre. Mi procuravo alcol. Sebai dice di sentire delle voci, di averle sentite per la prima volta all'età di 14 anni, in Tunisia. Dice di sentire le voci quando è ubriaco. Queste voci, a suo dire, lo angosciano, lo fanno star male. Per il bere avevo 8 anni. Un mio parente mi fece bere del vino da una bottiglia. Da lì ho sempre continuato a bere alcol, mischiato alla Pepsi Cola, perché la bottiglia era molto costosa. A volte, dopo aver bevuto tanto, sentivo come una voce di persona giovane che mi parlava nell'orecchio sinistro. Poi sentivo la voce di un uomo adulto e di una donna che mi parlavano nell'orecchio destro. Le voci mi dicevano di andare da donne sole, stare un po' con loro, chiedere a loro cose da mangiare. Volevo sentire da loro una parola buona. Ma queste persone capivano che ero più forte di loro. Entravo nelle loro case con pietre o con un coltello. Se mi trattavano bene, le accettavo. Se mi aggredivano, incominciavo a picchiarle. Finiva che venivo portato alla polizia. Lì venivo picchiato io. Era mio padre che insisteva per farmi picchiare a sangue. Le voci che dice di sentire sono 3. La prima appartiene ad un uomo adulto, forse l'imam del paese.
La seconda è un uomo più giovane, non ben identificato, ma sempre tunisino. La terza è la voce di una donna, una di quelle donne che lo picchiavano quando era piccolo. Mia madre mi colpiva con le ciabatte e mi metteva del tabacco in polvere negli occhi per punirmi. Anche le altre donne del paese aiutavano mia madre a fare questo. A volte il peperoncino me lo mettevano nell'ano per punirmi. Mia nonna aiutava le altre donne a picchiarmi. Mia madre e le sue amiche mi picchiavano. A 11 anni ho cominciato a picchiare mia madre e, crescendo, diventavo sempre più forte di lei. Tutti i miei fratelli avevano paura di me. Lui era il reietto, perché fin da piccolo era un bambino che aveva manifestato una modalità oppositiva nei confronti degli ordini degli adulti e soprattutto di suo padre. Cioè, fin dall'inizio lui era un bambino disobbediente. Lui non aveva accettato sia l'autorità paterna che in qualche modo la modalità con cui questa autorità veniva esercitata, cioè la violenza. Ora, in carcere, Sebai non sente più le voci. Il tunisino ha smesso di bere. Il serial killer ha smesso di uccidere. Uccidere donne anziane vestite di nero. Donne che gli ricordano la sua infanzia. Sebai forse ha ucciso per scacciare l'angoscia che lo soggiogava. Quando c'è l'omicidio, noi abbiamo perso. Possiamo anche arrestare, possiamo anche far condannare a 10 ergastoli, 15 ergastoli e cose, però la sconfitta c'è, perché una persona è stata ammazzata. Quindi il fatto di togliere dalla circolazione l'autore di fatti così efferati comporta una soddisfazione professionale soltanto, professionale, ma non personale. Si legge nella consulenza di parte: il signor Sebai Ezzedine Ben Mohamed presenta una sufficiente coerenza nel racconto che corrobora l'ipotesi di personalità affetta da psicosi alcolica innestata su una personalità disturbata. Il periziando è vittima di automatismi mentali che, sulla base di una scena fantasmatica, lo hanno portato a compiere omicidi con una precisa e coercitiva modalità seriale. Nella consulenza ci sono scritte cose interessanti. Innanzitutto che Sebai si è deciso a confessare tutti i delitti, anche per il timore di subire le reazioni degli altri detenuti. Poi gli specialisti hanno ricostruito la sua storia. I maltrattamenti, la violenza subita dal padre, dall'imam, dalla madre e da tutte le donne del villaggio, almeno fin quando non era cresciuto. Poi l'alcol, gli eccessi cominciati che era ancora un bambino. Ubriaco, aveva iniziato a sentire le voci all'età di 14 anni. Tre voci che gli parlavano dentro la testa. Una apparteneva all'imam, una seconda a un uomo più giovane e la terza era quella di una donna, una di quelle che lo picchiava da piccolo. Succedeva solo quando esagerava con l'alcol e una volta finito in carcere, Sebai le voci non le ha più sentite. Lui sta cercando di trovare una redenzione secondo la sua religione, attraverso la sua preghiera, attraverso l'osservanza del Corano. Stiamo parlando pur sempre di una grande religione e lui ha avuto da me il massimo rispetto per la sua religione, anche il supporto di portargli quelli che sono i suoi strumenti di preghiera in carcere perché lui possa avere un mezzo di sostegno. Ezzedine Ben Mohamed Sebai è blindato in una piccola cella insieme ad un connazionale. Il suo avvocato difensore, convinto della follia del tunisino, continua a chiedere una perizia psichiatrica che gli apra le porte di un manicomio criminale e non di un carcere comune. Vuole che il suo assistito sia curato. In carcere, Sebai è diventato un musulmano convinto.
prega 5 volte al giorno, inginocchiato verso la Mecca. Ogni mattina si alza alle 4 per la prima preghiera. Poi sistema la sua branda e prepara il tè. Di pomeriggio studia per l'esame da perito elettrotecnico. È un detenuto modello. Entrava nelle case ubriaco, le voci che gli risuonavano in testa. Le donne erano vestite di nero, come quelle che lo avevano picchiato. Quando, spaventate, cominciavano a gridare, lui si sentiva rifiutato e allora scattava. Un serial killer che ha varcato il confine e superato il limite. Questo omicidio è avvenuto che ho passato la notte là, bevevo da 2 o 3 giorni. Quando ha iniziato a gridare, io l'ho presa e l'ho spinta dentro la camera da letto e subito è caduta a destra. Dopo, lei continuava a gridare, allora ho tolto il coltello e ho alzato a coltellare. Poi subito è iniziato, come ha fatto come tante altre volte, a aprire, buttare. Non ho preso niente, no? con la niente, mi sembra, era già visibile. Dottoressa, io ho risposto a tutti gli omicidi, sono pronto a rispondere a qualsiasi, di nuovo, a qualsiasi omicidio e a raccontare tutto, basta che mi date il tempo. Io sono colpevole qua, e tutti quei detenuti che si trovano in carcere sono tutti innocenti.